Bentornati alla mia stanza e oggi vorrei fare un video che secondo me potrebbe essere utile per quelle persone che là fuori sono alle prime armi e vogliono più pareri su come mettere le lenti a contatto. Siccome io ho avuto un'esperienza abbastanza traumatica, perché la prima volta avevo 16 anni, se non sbaglio, le ho messe, solo che poi ci è voluto un sacco per metterle e dopo non riuscivo più a toglierla e quindi stavo entrando in crisi ed ero lì con questo dito nell'occhio a uccidermi, tipo. Comunque, nel caso ci fosse qualcuno particolarmente sensibile a dita negli occhi e cose del genere, per favore chiudete il video e non ne parliamo più. Innanzitutto, le lenti hanno sempre un verso. Questo, come potete vedere, è quello giusto in cui la lente è completamente a forma di cupola. Mentre questo, non so se si nota tantissimo in queste lenti, ma questo è il verso sbagliato. E praticamente ha i bordini che vanno verso un po' lì fuori, invece che verso l'alto. Quindi fate sempre attenzione al verso della lente, perché quando la mettete potrebbe crearvi dei problemi, tipo bruciore, lacrimazione e quindi potrebbe farvi davvero tanto male. Ok, adesso vi farò vedere come io inserisco le lenti e le rimuovo. Innanzitutto vi serve della soluzione salina per pulire le mani e le lenti prima di metterle nell'occhio. Quindi prendo la lente. Controllo il verso, dopodiché la lavo con l'acqua e la inserisco. Dritta verso lo specchio, quindi praticamente mi guardo negli occhi, poi tiro giù la palpebra e poggio la lente sotto il mio occhio e poi la sposto finché la lente non è posizionata correttamente. Allora, di solito non si dovrebbe fare quello che ho fatto io, ovvero mettere le lenti dopo che il trucco è già applicato, ma le lenti si dovrebbero mettere all'inizio, prima di cominciare a mettere il trucco, più che altro per una questione di magari se lacrimate vi potrebbe sciogliere tutto il trucco, quindi è praticamente una perdita di tempo. Adesso passiamo alla rimozione e vorrei precisare che questo è il metodo con cui io metto e tolgo le lenti, quindi non è per niente professionale, è solo il metodo con cui io mi trovo meglio per mettere e togliere. Ok, sempre stesso metodo, mi guardo ovviamente allo specchio, tiro giù la palpebra, alcuni la prendono da sotto, solo che io non sono capace, semplicemente tiro giù e come per sbloccare il telefono la faccio scivolare verso il lato finché non esce. Ed è molto più semplice e indolore che prenderla da sotto e magari pizzicarvi l'occhio. Fidatevi, mi è successo. Questo è tutto. Spero che il mio video vi sia utile perché io quando ne ho avuto bisogno non ho avuto nessun aiuto se non da chi appunto utilizzava le lenti a contatto e le persone che conoscevo che le usavano erano davvero poche al tempo, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!